La live rimarrà con scritto Genshin Impact. Amarezza. Posso farci niente. Allora, ieri ho preso una quantità di pattoni dal boss Forgia che voi non avete idea. Il mio preferito di LOL, Gnar. Sono stato un fedele top ai main Gnar. Ma ti dico i preferiti per ogni ruolo. Gnar top, Skarner jungle, Morgana. Faccio fatica a dirti support, però. Support, Annie mid, Miss Fortune DPS. ADC. Io sono i miei personaggi preferiti di LOL quando giocavo. Sì, un po' tutto. Super Jungle Mid, Morgana. Cioè, io l'ho fatta giocare ovunque quel personaggio lì. Ieri ho fatto fatica. Ieri veramente ho fatto fatica. Ho fatto veramente fatica. Oh, sei napoletane. No, non lo sono napoletane. Tu, Clorind. Oggi sei napoletano, va. Ma ragazzi, ho l'accento napoletano. Io, ho mai dato qualche tipo di parvenza di napoletano, a parte ogni tanto per fare Fratman giustamente incarcerato, ma mi sembra proprio di no. Lo so, ma per nulla, infatti. Pullerai per Pinocchio al prossimo banner? Pinocchio, assolutamente. Il prossimo banner si pulla per Pinocchio. Ok, si va ancora più giù. Dio, se questo si attiva mentre scendo, mi incazzo. Sta buono. Ok. Ciao, blu. Che cosa tieni tra le tue mani? Contenitore di fuoco. Però è la maglietta. Vabbè, me l'hai regalata tu, la maglietta del Napoli. Ok. Buongiorno. Siamo del. Domanda, però, la lanterna. Ah, ora è accesa, ok. Volevo usare il braccio della legione. Della legione per elettrificarli. È vero. Avrebbe avuto senso. Domanda. No, non serve un cazzo. Ho detto, magari elettrifico tutto il laghetto. Invece niente, non serve assolutamente a niente. Ho sprecato solo cose. Ok. Pazienza. Che belli i carrelli. No. Mi ricordava molto Donkey Kong. Non sento rumore. Ah, infatti dicevo. Ma lo sapevo che quelli esplodevano. Per quello non li colpivo. Eh sì, però il cappello non c'è. Almeno non in questo outfit. Questo è l'outfit del pre-order. Lo sapevo. Ok, morto. Oh, la ruota. No, Tropical Freeze no. No, come sono sporco. Il mio grillo parlante dovrebbe dirmi un. Ah, non ho modificato le manovelle dell'impugnatura. Oddio, una miniera. Ok. Le manovelle dell'impugnatura non le ho modificate. Potevo farlo, è una cosa che potevo fare. Buongiorno minatore. Ho sbagliato, non ho fatto il parry, però vabbè. Muori e non rimanere mai con uno di vita. Vai! No, però devi tirarla giusta. Qua. Qua. L'altro me l'ha tirata, non lo sapevo, ce n'era un altro. Non lo sapevo, ce ne fosse un altro. Andate a cagare. Sì, vabbè, sono morto. Che bastardi. Che bastardi. Non l'avevo visto quello più in alto. Figlio dell'Androchio. Allora, va cambiato il braccio meccanico. Va poi cambiato il braccio meccanico perché questo non ha motivo di essere attualmente. Serve quello col rampino, mi serve. Serve quello lì.
Ma non c'è il momento in cui devi ammazzare il grillo. Perché dovresti ammazzare il grillo? No, non si elettrifica con l'acqua. Sogni infranti. Questi sono tutti sogni infranti. Ok. Oh, una termite. La termite. Non so mai come l'accento, se termite o termite. Sembra termite. Vai. Bravissimo. Olè. Ok, è a posto. E siamo a posto. Ora, vediamo di non fare totalmente i rincoglioniti qui. Avrei dovuto cambiare il braccio, però fa niente. Voglio andare a far secco quello là sopra. Ok. Devo passare. Ok. Merda, sono caduto. Ok. Devo tornare su. Ma è molto pericoloso. Ok. Ciao Fro. Ciao Fro Fro. Ok. Quello... Ecco. Come cazzo... Ah, da sopra. Mi esplode, mi tira qualcosa? Sapevo. Ok, l'abbiamo risolto. Datemi il tempo. Ok. Pietra lunare mi serve per potenziare poi la lama. Ora, devo andare su a far secchi quelli, se no non vivo. No, non vivo. Mi serve... Mi serve una cura. Ok, riproviamo sta parte qui. Ok, easy. Ok. Aspetta. Ah! 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 Mio... Sì, ecco. L'una e mezza. Ah. Mi hanno chiamato, mi ha bussato da dietro, mi sono spaventato. Lies of P, Lies of P. Nuovo Souls. Cosa c'era qua dentro? Testa della chiave inglese. Bella. Posso fare l'impugnatura con la chiave inglese. Ma un Souls alla Devil May Cry intendi come ambiente, perché Souls e Devil May Cry sono due generi che proprio non vanno d'accordo. Proprio no. Mi faccio del danno? No. Proprio non si piacciono. Ok, lo sapevo che saresti tornato. Va bene. Vieni, 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 vieni. Ho sbagliato, ma porco culo. Chi se le ricorda? E non me lo ric... Non me lo ricordo il timing di questo. Giulia. Ho sbagliato, l'ho anticipato e ho mollato il grilletto. E infatti mi ha scoppiato. No, non è lui la mia nemesi. La fornace di merda la mia nemesi. È la fornace di merda la mia nemesi. E comunque io basta stufe. Cioè da ora in poi ogni volta che incontrerò una stufa è il mio mortale nemico il pellet. Il mio mortale nemico il pellet. Allora io questi li piscio tutti. Non ne ho voglia. Ragazzi non posso ammazzarvi ogni volta tutti. È sempre bello vedervi per la vostra conoscenza, ma devo andare avanti. Ce la farò a passare senza esplodere? Sì. Sure.
Ok. Via. A muso duro. Madonna, ti carico a muso duro. Dai. Ancora. Oh. No, 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 no. Ma non mi segui. Ma mi hanno seguito fin qua. Ma incredibile. E niente. Oh, non riesco a pararlo più. Devo entrare nel mood. Ma me li fai, Perry? O sono io scemo che non lo schiaccio? Perché sto cominciando a pensare che non li sto schiacciando. Vabbè. Dai! Oh, vabbè. Vaffanculo, vai. Non so perché non lo riesco più a prendere. La mattina non... Mi devo un attimo ritarare. Mi devo un attimo ritarare col Perry. Eh sì. Non lo so, lo faccio troppo tardi. O troppo presto o troppo tardi. Non so perché. Ieri le paravo tutte, dopo un po' che giocavo. C'è una questione sempre di abitudine. Cioè, passare da Genshin a questo immediatamente, un attimino, per i timing, non è proprio il massimo per me. Devo un attimo riprenderlo. Riprenderci la manina. Perché quello viene pari due lo violenti. Allora, proviamo un attimo a riprenderci la manina. Mi attacchi per favore? Vabbè, dopo. Tu puoi attaccarmi per favore? Ecco. Questo va. Perché non va l'altro? Mi puoi attaccare per favore? Vabbè, qua vaffanculo. Qui chi l'ha programmato sto attacco qui? Che fa 300 ritardi apposta. Vabbè. Quindi. Stufa infame maledetta. Se mi le prefollow. Ok. Viecce un attimo. Ok. Ma non devo prendere il ritmo di nuovo. Riprendendo il ritmo. Ora mi arriva in testa una cosa di fuoco. Forse no. Ok. Devo solo prendere il ritmo. Ok, stufa del cazzo. Va bene. Eccolo qua. Va bene. Aia. Sono morto. Sono morto. Benissimo, complimenti. Alla grande. Però strano perché gliene ho parati 4. 4. Continuo col PR2. Non si è sbilanciato manco una volta. Va bene. D'accordo. Cioè normalmente va in bianco quando li vai così, Infatti per quello che ero aggressivo. Perché dico, minchia, gliene ho parati 4. L'ho preso una decina di volte con l'R2. Cioè non capisco perché non mi andava in bianco e non lo potevo prendere. Ma lo facevo con questa l'altra volta. Quindi... Tutto bene, sei tu? Sto un attimo smattando perché devo riprendere le mani da ieri che giocavo... Cioè, ieri ho giocato 6 ore a Lies of P. Poi sono andato a dormire, ho aperto Genshin e ho rimesso le mani su Lies of P. La memoria muscolare totalmente annichilita. Non l'ho più. Finita. Caput. Va... Sì, vabbè. Certo. Ok. Sì, ho perso le mani. Gioco troppo Zhongli, ragazzi.
Allora, grandissimo figlio di puttana. Va bene. Niente. Please. Uno. L'ho preso. Sbagliato. L'ho preso. No. Muoio qua. Non riesco. Non riesco più. No, non lo so, Crio, immagino. Non riesco più. Non è una questione di midroll. Sì, sono midroll. Non riesco più a fare le stufe. Non riesco più, ragazzi. Sono diventato incapace. Cioè, da ieri sono evidentemente diventato un incapace. Non so che dire. No, è tanta roba sto gioco. Però sono diventato un incapace. Devo un attimo riprendermi... Non so. Se sono le mani, la testa, la memoria. Oh. Cioè, raga, ieri ho fatto la stufa. Vuoi dire che non riesco a fare sta fare? Che cazzo. Sarà che forse è il corridoio che mi mette in questa... Che mi mette un po' in ansia. Oh. Fa sapere. Ok. Chi lo sa? Ah, ma non avevo neanche recuperato. Niente. Okay. Ok. Ok. Non vedo un cazzo, non vedo. Ho schiacciato due volte, sono griddy. E sono griddy e ci muoio. Vaffanculo a me. Ok. Prima, la devo tirare prima, la devo tirare prima. Ok. Non è... Non sto scappando. Sia chiaro, non sto scappando. È solo una ritirata strategica questa. È solo una ritirata strategica, non sto scappando. Un momento. Sono... Ora torno, ora torno. Suca.
Luca. Ha preso uguale. Ma perché me ne fa due? Io sono abbastanza sicuro di schiacciarne uno, però vabbè. Ma sono stupido! LOL! Bam! Dai, vaff... No, raga, ok. Gliel'ho rotta. Gliel'ho rotta la pala di merda. Non ce l'hai più la paletta di merda, stronzo. Amuleto del portatore, vaffanculo. Ok, ora sto meglio. Easy, first try. Sembra evidente, no? Easy first try. Che caldo. Sto morendo di caldo. Sì, hanno bannato Blizz da Twitch per un mese. Allora, innanzitutto perché tu sei qua ora? Montiamo i livelli. Allora. Allora, con calma. Io poi... Ah, non ho ergo. Non ho ego sufficiente. Ok, va bene. Però posso parlarle. I am able to wield ergo. I inherited the power from my mother, who hated. Now you are the only one my voice reaches. Ok. Questo qua è nuovo, il man. Ah, eccolo qua, Benigni. Ah, ma sono vestito come Benigni. There you are, my boy. My savior, yes. Without the factory, no. Okay. But listen to me going on and on about my concerns, and if the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz. Okay, vabbè, lui è il principe di Krat. Prendi questo, un prototipo. Strumento di modifica per la smerigliatrice. Ok. Ma dai, il grillo che grida ammazza. LOL. Il grillo che ti dice ammazza. Allora, io qua ho l'amuleto della vita e dei danni inflitti ai burattini. Questo invece aumenta un amuleto che simbolo che posso esprimere informazione. Burattini cammina. Ok, dovrebbe aumentare il limite di peso. Aumentare il limite di peso mi aiuta. Non sono. Ok, sono un po' più agile così. Va bene. In verità sarebbe da gestire la questione della smerigliatrice qui un secondo. Perché lui mi ha dato un oggetto che non ho capito. Lui mi ha dato un oggetto. Fammi vedere. Impostazioni, no? Lui mi ha dato... vabbè, a parte questi che li devo usare. Le manopole, queste le devo usare. Amplificatore della fiamma parte nel nucleo del braccio della legione, ok. Mola delle fiamme, equipaggiabile con una smerigliatrice. Si può attivare usando in posizione di guardia con la smerigliatrice. Uno strumento, dobbiamo dire che consiglio la mole speciale di una smerigliatrice. È possibile istituire la mole speciale presso uno Stargate. Ok, ok, un'altra cosa questa ancora. Questa è un'altra cosa ancora. E altra impugnatura. Allora, gli potrei aumentare l'impugnatura per la forza motrice. E passo da forza motrice a B ad A. Grazie. Però mi abbassa la tecnica. No, perché è già D la tecnica. Quindi è proprio brutale, di forza bruta questa qui.
Yeah, su Game Pass è dal 19. Io lo avevo in deluxe per giocarlo prima. E che onestamente, boh, non lo so. Boh, mettiamola, dai. Potrei potenziare anche la lama? Io ho una pietra lunare della luna crescente. Vabbè. Allora, crea braccio legione. Posso usare la flamberga. Cambia braccio legione. Ma è uguale. Ah no, è la flamberga. Deus ex machina. Pandemonio. Oh, mamma legida. Oh mamma, voglio questo. Ah, ma non posso crearlo. Ok, posso fare o il filo o la flamberga. La flamberga va su sviluppo A. Minchia. Forse è meglio tenere filo del burattino. Tengo lui, ma... cioè, sarebbe da provare, però flamberga, dai, proviamola, l'abbiamo appena fatta. Aumenta la portata... ah, posso migliorarle. Ok, queste sono cose che poi migliorerò più avanti. Buongiorno. And welcome to the house of Vanini. Ah, è lui Pulcinella. I am Master Vanini's Major. House of Vanini carries only the finest, and I am certain you will get the House of Vanini. Even priceless things have. Acquista. Eccole qua. Riduce i danni da fendenti, le perforanti, ok. E però mi manca un pezzo, ragazzi. Ah no, mi sa che si fa... buongiorno, mi sa che si fa da un'altra parte. Non mi ricordo come si aumentano i perk. Ho un vuoto. Forse dai Steel Glazer. Mi sa dagli Steel Glazer. Vediamo un attimo. Io qui ora non so che aumentare. Perché sto pensando di aumentare anche un po' di tecnica a sto punto. Però la tecnica non mi aumenta l'attacco fisico minimamente. Questo me lo aumenta, la capacità mi aumenta il carico. Minchia, sviluppo proprio zero io, Ma io aumento ancora la forza motrice. Cioè, danni, danni, danni. Allora, cambia mole della smerigliatrice. Ok, la posso fare di fuoco. Come Cristo faccio, che non me lo ricordo più, ad andare nella parte dei power up del mio quarzo? Oh dai.
davvero non riesco. Grazie mille Samiki per il ride, grazie mille. Ciao ragazzi, benvenuti. Non mi ricordo, raga, non me lo ricordo, qualcuno mi aiuti. Non mi ricordo come Cristo si fa ad entrare nella modalità per mettermi i quarzi. Dovrò selezionare i quarzi? Mi sento idiota. Quarzo. Non c'è un modo, no. Forse Geppetto? Non me lo ricordo. Ah, da Geppetto, ok. Non me lo ricordavo. Perché ieri l'ho fatto di corsa. Geppetto, aiutami. Frega un cazzo di... Geppetto! Ok, da Geppetto non me lo fa, però. A meno che non ci sia un oggetto da usare, che è questo, vero? Ok, oh, ok, chiaro, chiaro, chiaro. Trovato, trovato. Attiva organo P. Come cambia forma? Posso cambiare forma? Che senso posso cambiare? Ok, allora, oh. Posso aumentarmi le cose a impulso? Aumenta l'intervallo di sbilanciamento. Ecco, aumento l'intervallo di sbilanciamento, mi piace. Aumenta la durata dello sbilanciamento, sì, vi prego. Ok, e siamo a due. Aggiungi uno slot amuleto, sì. Schivata ascendente. No, voglio fare... le... qua farò questo e questo. Mi scazza non aver messo questo. Per la schivata. Non posso rispeccare, vero? Non credo di poter rispeccare. Non so, non penso che la metteranno mai, Bancho. Non credo, a meno che non sia una mod da PC. Dubito. Ok, va bene. Cambio mola della smerigliatrice, l'ho fatto. Ok, quindi ora devo smerigliare. Non lo faccio mai. Non lo faccio mai. Due B ovunque. Il culo di due B ovunque. Potete. Ti vedo impantanata. Potete, ho bisogno del potere delle orecchie del coniglio. Mi sa che qua se no non riesco a giocare. Ok ragazzi. Mi sento più forte adesso. Adesso sono pronto. È il momento di smerigliare. Evita un cazzo smerigliare. Guarda come smeriglio. Ole. Zerga ti punta la lama, cosa fai? Esatto. Bello, too much. Mi ha piantato. Mi sono digievoluto. Na 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 na. Ok, questa sembra una shortcut, ma non mi fido. Non mi fido minimamente. Sì, 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 lo so che mi dice. No! Olè.
Oh, ma quello non l'hai proprio colpito. Non ti piace proprio colpire la gente da... Madonna santissima, fermi tutti. Ma guarda lì! Ma me lo prendi ad aria quello a fianco? Ma mi fa troppo incazzare sta roba. Hai la sciabola, non hai una spada, non stai andando di punta, fai un movimento ad arco. È impossibile che due incastonati uno dentro l'altro tu non colpisca il secondo, Cristo. È una delle due cose che mi fa sclerare di sto gioco. La telecamera è questo. Porco due. Uno, due e tre. È morto. Poi. Viece. Porco due. Ok, a posto. Uscite tutti matti. Benissimo. Vieni. Che minchia, che range hai? Ok. Ma guarda te. Vabbè, andate a cagare. Sono caduto. Non volevo scendere qua sotto. Mannaggia. Frammento. Avrei dovuto prenderla la cura in più nel primo perk. Dov'è? Dov'è sta stronza? Dov'è la farfalla? Eccola. Doppia farfalla. Ok, una morta. Pietra lunare della luna. L'altra. Merda. Ok, così non mi scappa. Bene. Giù da chiara luna. Comunque qua era tutta roba esplosiva. Bastava che sparassi, tirassi una spadata sbagliata e facevo kapum. Ok. Sono tornato dagli inferi. Ma basta i contadini del cazzo. I bifolchi. Ma raga, cioè, ora, veramente, non posso essere pieno di bifolchi in questo luogo. Cazzo di incubo. È un incubo. Li brucerò tutti adesso. Basta. Che li devo beccare prima io. Oh, ce l'avrò di danno sulla lama, porco Giuda. E qua. Quello là dorme. Ok, niente. Uno, due. Ok, è morto. Via. Quello mi tira. Ok, muovo aspetto. Brucia. E m'ha preso. Ok, dov'è il bifolco 2? Vieni, bifolco. Ti rifà un cazzo a te, vero? No. Giuro vostro onore che avevo schiacciato quello per correre. Vabbè, è andata bene. È il forestero! Cioè, la sensazione è quella. Cioè, ci manca solo che gridino... È il forestero! Ok. Maledetti bifolchi. Andiamo avanti. Qua sopra non posso fare niente, niente. Bene. Qua dentro c'è qualcosa di terribile che è pronto ad uccidermi? Il problema è che devo andarmi a recuperare l'ergo che è di là. Ok. O questo mi carica. No. Lo sapevo. Lo sapevo che cadeva, che sarei caduto. Però io di qua non c'ero venuto. Ah no, qua c'erano le farfalle. Che cosa dico? La prima, quella più versatile e veloce. Infatti sto succando fortissimo. Via, via, via. Sì, tua madre. No, ma come ho fatto a mancare? Ok, ok. Finalmente, della speranza, della luce in fondo al tunnel. Come ti ho mancato lo sto ancora cercando di capire. Quando lo scoprirò ti risusciterò e te lo dirò.
Ok. Questo è il cimitero. Buongiorno. Certo che l'amuleto che fai più danno contro i burattini, toglierlo si è sentito, eh. Perché non farò danno tanto alle... alle caldaie, ma... sapevo. Va bene, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Cioè, li mettono in una li mettono in posizioni triangolate. Che devo dirvi? Che vedete? Così. Li liscia tutti. Ma che non è morto, ma ha fatto ridere. Vabbè, facciamo il giro, che me frega. Faccio il giro e buonanotte. Magari senza prendere danni, no? Idiota. E boh, è bello arbitro. Arbitro è bello. Tipo, no? Il muro. Il muro. È che non li so parare i forconi. Se no mi metterei a parare i forconi. Ma va a cagare, vai, vai. Ma guardate quanto danno poi mi fai. Cioè non li so parare quando mi rushano. Così li so parare. Ma il danno che mi ha fatto. Ciao, oh, brugola. Quindi il problema non è quello lì davanti, ma quello a sinistra, vero? Il problema è che sono tantissimi. Via. Via. Sono chiuso? No way. Mi è esplosa una bomba davanti. Chi è che tira le bombe? Quello... tutti... ah, questi due tirano le bombe. Ok. Ok. E comunque è delirio sto posto, eh. Porco due. Sì, le ho messe per ridere. Convertitore della resistenza. Ah, ok, ok. Resistenza alla corrosione. Equipaggiamento. Ok, ora siamo resistenti alla corrosione. Mi va bene. Ah, è questo il rivestimento di cui parlavamo prima. Chiaro. E cambiare questo quanto mi rende più pesante? Differenza? Praticamente nulla. Nulla. Preferisco fare più danni ai burattini. Vediamo se effettivamente il danno aumenta. E per uscire adesso? Quindi sono diventato realmente frate me ingiustamente incarcerato, ragazzi. È reale questo, è canon? Leva. Sì, era proprio una trappola entrare lì dentro. Non posso passare di qua. Muro invisibile. Complimenti per il level design. Aumento di ergo. Burattino. No. Che vuole il gatto? No, raga, c'ho una pozione sola. Gatto, non fa lo stronzo. Sta buono. Ah no, non è il gatto, è la penitente. La cattedrale non è il santuario che una volta era. Le persone ancora non sanno cosa è successo. Ma so che se sei determinato a passare, devi dimostrare la tua identità. Chi sei? Who are you? Devo mentire. Un stalker. Non fare nulla. You've been warned, child. I am a sinner who could not save the ones I loved.
Even if it hurts, persevere, my child. Child, only the worthy may pass. E vabbè, e ora mi distrugge. Questo mi... quello della corrosione è un problema per me. Ecco qua. Aia. No, 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 no. No, 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 vaffanculo. Doppio, lo sbaglio sempre quello. Qua ho sbagliato io perché dovevo rotolare, rimettermi davanti e provare l'attacco. Purtroppo non è andata male, non è andata male, però c'è qualcosa che non quadra. Però ecco, sì, non è andata male, è vero, su questo sono d'accordo. Sì, mi sono scoppiato. Lo so, non me lo dire, ma che è un disastro. Ogni tanto purtroppo c'ho sto problema che mi saltano fuori le orecchie e la coniglio. Quindi ora lei mi attacca a vista, vero? Quindi non possiamo più discuterne. Già. Only the worthy may pass. Aia. Aia. Non le sto parando. Sto sbagliando, Ok, sei buono. Sei male. Sei buono. Era buono. Ok. Ma porco... Vabbè, vaffanculo, vai. Vai a fare in culo. Due ore che voglio provare a colpirti. Vabbè, niente. Niente, non c'è verso, non c'è verso. No, non c'è verso. Oh, ora ce l'ho fatta. A cagare. Alleluia. Ah, ho sbagliato qua, sono morto, muoio, muoio, muoio. Ok. The cursed angel's wing. Ok, non era difficile questo. Questo non era difficile, sono io che avevo le mani al contrario.
Ma questo non era difficile. Lo so, Dark. No, non era complicato. Oltretutto ci aveva appena dato l'amuleto per resistere proprio al deperimento e alla corrosione. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, il grillo stop, è clamoroso, Il grillo è fantastico, che ti parla è meraviglioso, Gemini. Il grillo lo adoro. Comunque, ripeto, io non sono un amante di Lovecraft e dell'ambientazione di Bloodborne, ma quello di Lies of P mi piace un botto di più. Da Lies of P mi piace di più di Bloodborne, per i miei gusti, poi non li voglio paragonare, ma come ambientazione. È meno schifoso, è meno Lovecraft. È meno melme, merda, pioggia, cioè c'ha anche dei momenti un po' più... Per quello che è il mio gusto, poi ce l'ho lì Bloodborne, cioè non è che... Fear of the bridge falling down, and the falling, falling down, falling down, falling down, the bridge is falling down, na na na. Quanto siamo? 6.000 ergo? Ah, un teletrasportino un attimino veloce all'hotel per tirare su sti ergo lo farei anche. Mi stupisce che non possa livellare la lama. In teoria io la lama la potrei, dovrei addirittura livellare. Infatti. Sì, minchia, dai, sì, livellala. Dai, del burattino, lama della sciabola del burattino più 4, su. Alterare impugnature non c'è bisogno, perché non c'è bisogno. E devo parlare un attimo con Sofì. Sofia, perché ti sposti? Mi metti ansia. Mi metti ansia, Sofia. Mica i danni. Allora, aumento i danni. O aumento altro. Non so che cazzo aumentare. Perché sto veramente facendo una run praticamente full forza motrice. Vigore, vitalità. Cioè, se io aumento la vitalità, aumento la vita. Vigore, aumento... Cioè, io aumento la vitalità, dai. Cerchiamo di rimanere un po' più vivi. Sentiero dell'infelicità. Bene. Molto bene. Il sentiero dell'infelicità. Vediamo dove ci porta il sentiero dell'infelicità. E poi infeliciamo together. Ok, mi sono arrivato da lì. Oh mamma video. Questo non è un burattino però. No idea what those things are, pal. Approach with caution. Fermi tutti. Questo non è un burattino. Sono zombie. Brucia nel sacro fuoco purificatore. Che cazzo era sto? Questo qua non è un burattino, raga, Se si alza anche la gente e gli zombie, ora è finita qua. Pietra del Novilunio. Cioè, mi sembrano zombie. Poi...
Cioè, non vorrei che fosse la variante della malattia della pietra. A me non sembrano curatini questi. Ah. Per questo che ho tolto il coso del più danni contro i burattini. Ok, passiamo di qua. Più che altro volevo vedere se usciva qualcosa simil sangue, ma o merda verde. Giusto per darmi un'idea. Sì, la merda verde esce se li colpisco. Ah, la madonna! M'ha spostato! Questo! Questo! Aiutiamolo, poverino! Poverino! Aveva... Ma questo che problemi aveva, povero Cristo? Ma questo mi ha steso, raga. Mi ha veramente steso. Quindi ho fatto praticamente tutto il giro. Va bene. Sì, è come se il cervello gli fosse schizzato fuori. Cado, esatto. Quindi devo fare tutto il giro comunque. Ok. Non rinuncio al drop. Mi stava solo allenando, colpa mia. Si vede che non sono allenato. Questo non si alza. Strano. Vabbè. Bastardi che rimanete con mezza vita, mezzo coso di vita. Strumenti per le riparazioni urgenti di Venigni, va bene, ok. Questa chiesa abbiamo detto appurato che è chiusa. Va bene. Questo era il posto. Posso fare un attacco da dietro di soppiatto a sto coso? No. Questi si girano, sanno sempre che ci sono. Beh, una cura pigliamocela. Io comunque ho sbagliato a fare quello della schivata, mi sa. Avrei dovuto prendere una pozione in più per come gioco io. What is happening? What's their problem? Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. Meno male che me lo dici tu, Grillo. Ho qualcosa dietro. Cazzo, se l'hanno stati dietro. Me ne sono accorto dopo. Via, 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 via. Bruciate nel sacro fuoco impenitente. Madonna. Ho sentito i passi dietro e ho detto no. E invece ci li avevo veramente dietro. Ok, flamberga qui non è male, eh. La flamberga qui non è male per niente. Mi piace, meno male che l'ho cambiata. Preghiera della donna. Dio ti prego con tutto il cuore, ritira la tua ira da Krat. Prega tu che sei stanco e ferito. Fermi. Mi sa che non ho prega. Mi sa che non ho prega come emoji, come emoti. Mi sa che non ce l'ho prega, ragazzi. Non ce l'ho prega. Ah no. Abrasivo di fuoco. Prossimo checkpoint. Ok, di qua esco, ma non penso di dover... Ok, questo è un boss.
Non ho intenzione di passarci mezza giornata. Cercavo più che altro un checkpoint. Uno Starglazer. Mercy, I beg you. Giangio. Chi era Giangio in Pinocchio? My name is Giangio. I'm an farmacista. I was able to use medicine to slow the infection spread. Sì, la diffusione del morbo. Sorry, I ramble. Ok, cerca lo zecchino d'oro. Cartuccia della frattura di Belford. Vabbè raga, entro là dentro, solo due cure, mi faccio violentare, è buona. Ci sono le orecchie? Poi c'era il gatto, la volpe, sono tutti, ci sono anch'io. Va bene, facciamoci far secchi, dai. Minchia, la guerra! Burattini contro umani infettati. Figata! Che figata! Anor Londo con gli umani infettati. Contro i burattini. Ma dai! Ma le misure! Ci credo. Coso? Minchia, brucia! Aia. Morto. Non avevo tempo per stare dietro sto affare qua. Comunque è forte la Flamberga, eh. Flamberga su sti qua veramente veramente buona. Sì sì, Flamberga su sti qua mi piace un sacco. La crash. Checkpoint. Cappella della cattedrale di San Frangelico. Figata qua. Figata. Raga, io devo abbandonarvi perché oggi comincia. Oggi pomeriggio e stasera mi riposo. Ma devo ancora mangiare, devo farvi, devo proporvi i due video, quindi a TikTok lo stacchiamo, ma anche qua, se ho coniglietto, sì, sono ormai un coniglietto, e niente, vi dicevo, noi domani non sono live, perché non sono mai live, ormai non sono mai live la domenica praticamente, cerco di tenermi almeno un giorno per stare un po' easy, un po' tranquillo, anche perché, allora, gestire delle cose. Quindi, facciamo un bel raidino. Facciamo un bel raidino, lo facciamo. Andiamo da Kata, quindi. Vi auguro un buon weekend. Noi ci vediamo su YouTube. E live ci vediamo invece lunedì, anche se lunedì sarà un po' incasinato, ma cercherò di riuscire a gestirla nel miglior modo possibile. Va bene? Io vi ringrazio, vi auguro una buona